Lunghe attese, pazienti lasciati in barella. Fratelli d'Italia denuncia le carenze al NOA. Cattivi odori al lavello e al CERME. Il consigliere Stefano Benedetti chiede interventi. Risorsa idrica, 3 milioni per migliorare gli impianti irrigui e mitigare le ricadute derivanti dal clima. Giornata mondiale contro i tumori, rinnovato il sostegno e ricordato anniversario della sciarpa rosa. Buonasera alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Un grave incidente per un uomo di 53 anni che si è ustionato volto e braccia è accaduto oggi a Carignano di Fostinovo. Secondo quanto ricostruito, sembra che l'uomo stesse utilizzando un accendino quando sarebbe stato investito da un ritorno di fiamma da una bombola del gas. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con medico di Fostinovo che ha fatto intervenire il Pegaso 3 per centralizzazione a Pisa. L'uomo però è rimasto sempre cosciente. Atto vandalico oggi a pomeriggio alla sede di Fratelli d'Italia in Piazza Aranci a Massa. Dopo la lettera intimidatoria piena di gravi minacce da parte degli anarchici ricevuta lo scorso 16 dicembre, di nuovo insulti e provocazioni. La sede è stata imbrattata e gli è stata recapitata una lettera minatoria. Il gruppo regionale del partito di Giorgia Meloni esprime solidarietà a militanti e dirigenti del circolo di Fratelli d'Italia di Massa. Questo clima esacerbato di odio e terrore deve finire. Certi che le forze dell'ordine identificheranno quanto prima i responsabili, ribadiamo che qualsiasi minaccia non farà diminuire il nostro impegno. Lo dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale toscano. Per la vicenda di Cospito si sta continuando a generare un clima di terrore a tutti i livelli, nazionali e locali. Il segretario provinciale Marco Guidi commenta: non ci faremo intimorire, saremo sempre contro la mafia, il terrorismo eversivo. Non nascondo, a nome di tutto il partito di Fratelli d'Italia, profondo rammarico per questo clima di odio politico. Lunghe attese e i pazienti lasciati in barella in ospedale. Fratelli d'Italia ha denunciato la situazione del NOA di Massa in grave carenza di organico. Ascoltiamo insieme tutti i particolari in questo primo servizio. Lunghe attese e pazienti in barella all'ospedale NOA di Massa. È necessario affrontare la questione in consiglio regionale. Parte così la nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi e del deputato Alessandro Amorese, dopo la vicenda di un'anziana 88enne con polmonite rimasta per ore nel corridoio del pronto soccorso del NOA di Massa. Per i due esponenti di Fratelli d'Italia la vicenda ripropone in tutta la sua gravità l'annosa questione della mancanza di posti letto e della carenza di personale, carenze che stanno mettendo sotto pressione l'emergenza urgenza e i vari reparti del presidio sanitario. Più volte abbiamo lanciato l'allarme sulle carenze presenti e sui livelli di assistenza, si legge nella nota. Tutti i settori sono in affanno a partire dal pronto soccorso. Ne va ovviamente anche della qualità del servizio offerto ai massesi. Per Fantozzi Amorese, uno dei gravi problemi della sanità toscana è proprio la carente assistenza territoriale che spinge le persone ad affollare il pronto soccorso, come quello dell'ospedale NOA, oberato da centinaia di accessi ogni giorno dove medici e infermieri sono costretti a un'attività frenetica. Spesso, come hanno ricordato i due, si verificano casi di aggressioni verbali e fisiche nei confronti di medici e infermieri. Al NOA tornerà infatti il posto fisso di polizia. Da oltre 2 anni gli operatori sanitari stanno lavorando allo stremo, hanno dichiarato Fantozzi Amorese. Sindacati e associazioni di categoria ripetono che al NOA di Massa il personale è insufficiente a far fronte all'ordinario. La verità è che il buco di bilancio della regione mette a rischio l'assistenza e i servizi negli ospedali, soprattutto nelle zone periferiche. Per contenere lo sprofondo finanziario, come hanno spiegato i due, si risparmia sul personale e si lasciano a regime minimo, se non addirittura scoperti, gli organici. A Massa, per Fantozzi Amorese, servirebbero almeno altri 30 infermieri.
I rimpalli dell'amministrazione sulla mancata attivazione della isola ecologica di Via Longobrugiano sono l'ennesima dimostrazione del totale disinteresse del sindaco Persiani per Marina di Massa. Parte così la nota di Eleonora Lama di Italia Viva Massa e del consigliere comunale Dina Dell'Ertole della lista civica Siamo Massa. Come hanno infatti spiegato, Marina di Massa è stata l'ultima zona ad essere raggiunta dalla raccolta differenziata e non ancora nessuna isola ecologica funzionante. Sarà anche l'ultima zona a ricevere gli interventi di abbellimento. Come Italia Viva si legge nella nota, chiederemo ai futuri candidati a sindaco un impegno scritto per Marina di Massa e l'assegnazione di un assessore ad hoc che si occupi a tempo pieno delle necessità dei cittadini e degli operatori del commercio. Nel frattempo il consigliere comunale Dina Dell'Ertole della lista civica Siamo Massa e vicina al coordinamento comunale di Italia Viva depositerà un'interpellanza affinché il sindaco chiarisca i motivi di questo disinteresse verso la costa e chiarisca le soluzioni che l'amministrazione intende attuare. Il gruppo Lega di Massa ha espresso grande soddisfazione ormai prossima riapertura della strada provinciale 4 che collega Pian della Fioba alla Garfagnana. Una strada importante di collegamento per la città di rilevanza strategica che per il turismo permetterà l'afflusso di turismi che dalla Garfagnana potranno venire a visitare anche le montagne massesi. I lavori per la riapertura dovrebbero partire intorno al prossimo 20 febbraio, condizioni meteo permettendo. All'esito delle verifiche è risultato evidente che la maggior parte dei lavori sia a carico della provincia, perché di sua competenza, con una restante minima parte a carico del comune, conclude la Lega. Esprimiamo soddisfazione rispetto alla decisione di entrambi gli enti di finanziare i lavori. Cattivo odore al lavello e al Cermec di Massa. Il consigliere comunale Stefano Benedetti è intervenuto di nuovo dopo la risposta di Arpat e alcuni partiti che hanno smentito l'esistenza del fenomeno. Se ne è occupata per noi Alice Spadoni. Cattivi odori al lavello e al Cermec. Dopo la risposta di Arpat e di alcuni partiti che hanno smentito l'esistenza di tale fenomeno, è intervenuto nuovamente il consigliere comunale di Massa Stefano Benedetti. Come si può evincere dalla risposta dell'Arpat, le caratteristiche che causano l'odore nauseabondi sono rimaste invariate e le maleodoranze che sono legate a fenomeni di eutrofizzazione sono dovute al fatto che questo drena le acque meteoriche della piana, non ha pendenze e non è soggetto a fenomeni quali le piene che spostano notevole quantità di materiale d'ossigeno. Quindi, nonostante qualcuno neghi l'esistenza attualmente di puzzi nella zona, Arpat ne conferma l'esistenza, si legge nella nota del consigliere, e spiace sapere per quanto riguarda l'inquinamento che il fosso non è più soggetto al monitoraggio periodico da parte dell'agenzia. Per quanto riguarda il CERMEC, proprio in questi giorni l'assessore Balloni ha inviato sul posto dei tecnici che, dopo una serie di approfondite valutazioni, ha concluso che i miasmi che vengono liberati giornalmente nell'area circostante non sono inquinanti e quindi pericolosi per i cittadini che li respirano. In questo caso, ha continuato Benedetti, nessuno si è permesso neanche di ipotizzare l'inquinamento atmosferico, ma solo di denunciare tremendi miasmi che non solo generano disagi ai residenti, ma creano un danno al turismo estivo. Credo che l'amministrazione comunale, ha concluso Benedetti, non abbia ancora capito qual è il vero problema sofferto alla popolazione. Chiedo che si acceleri la riqualificazione dell'impianto CERMEC per interrompere per il prossimo futuro simili disagi. Il consigliere comunale di minoranza di Carrara, Cosimo Maria Ferri, ha richiesto al consigliere regionale Giacomo Bugliani il registro dei tumori della provincia di Massa Carrara. Il consigliere comunale è intervenuto anche sul tema delle bonifiche. Nell'area SIN ed ex Ferroleghe sono ancora presenti migliaia di tonnellate di fanghi contaminati da cromo esavalente, presente anche nella falda dell'adiacente abitato del Morlungo, come dimostrato già nel 1990 i controlli dell'ASL. Per questo, per il consigliere, è urgente effettuare una bonifica. Come ha spiegato Ferri, per rimuovere i fanghi cromici occorreranno quasi 8 milioni di euro, che ad oggi non sono ancora disponibili.
La regione trovi questi soldi e faccia cose concrete, ha commentato Ferri. Il territorio va difeso e tutelato ed il tema ambientale e l'aumento dei malati oncologici deve portare la politica a concretezza. Occupiamoci adesso di risorsa idrica. Dal 1 marzo al via in Toscana al bando da 3 milioni di euro per realizzare e migliorare gli impianti irrigui consortili e mitigare le ricadute derivanti dai cambiamenti climatici. I dettagli in questo prossimo servizio. Efficientare l'utilizzo delle risorse idriche e mitigare le ricadute derivanti dai cambiamenti climatici. È questo lo scopo del bando in attuazione della sottomisura 4.3 del PSR, sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica. Ammontano a 3 milioni di euro nel complesso le risorse per realizzare o migliorare gli impianti irrigui consortili, così come per installare sistemi di controlli e di misura. Al bando potranno partecipare consorsi di bonifica della Toscana e l'ente Acque Umbre Toscane, che avranno la possibilità di presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 1 marzo ed entro le 13 del 31 marzo. Artea, azienda regionale toscana per l'erogazione in agricoltura, intanto, ha approvato lo scorrimento della graduatoria dello stesso bando per l'annualità 2018, che metteva a disposizione 4 milioni di euro per l'annualità, rendendo così disponibili le economie per ulteriori finanziamenti. Il miglioramento della gestione delle acque in agricoltura, ha detto la vicepresidente e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi, è un passaggio fondamentale per ragionare su un uso moderno della risorsa idrica, attenta al risparmio e alla valorizzazione di un bene assoluto come l'acqua, che troppo spesso è stato poco ottimizzato. Investire nei sistemi irrigui dei nostri territori, ha concluso, riducendo gli sprechi e incrementando l'efficienza dell'uso della risorsa, contribuisce alla sostenibilità ambientale e consente di mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici. La sezione Massa Montignoso di Italia Nostra, coadiuvata da un gruppo di cittadini, ha lanciato un forte grido di allarme per le condizioni di una parte del lago di Porta. Come ha evidenziato l'associazione, si registra un progressivo deperimento del canneto e l'allontanamento di pesci ed uccelli da parte più a monte del lago. Per questo Italia Nostra ha chiesto alle autorità competenti, in particolare al coordinatore del contatto di lago, di non sottovalutare questo allarme e di procedere senza indugio ad analisi mirate delle acque e dei fanghi. Giornata mondiale contro il cancro e la lotta ai tumori nell'area puana. Un anno fa, il 4 febbraio, celebrando a Palazzo Ducale l'anniversario della Sciarparosa contro il cancro, l'associazione insieme ha consegnato 1000 firme al consigliere regionale Giacomo Pugliani. L'impegno per avviare uno studio epidemiologico va avanti. Ad un anno dalla consegna delle firme, il consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Pugliani, rinnova il sostegno alla battaglia a tutela della salute dei cittadini. Sul territorio della provincia di Massa Carrara, nell'area puana, è necessario portare avanti un'azione di contrasto alla diffusione dei tumori. Un anno fa, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro a Palazzo Ducale, l'associazione Insieme, per conto di cittadini, medici e diverse realtà attive nel territorio, vi consegnò circa 1000 firme per chiedere di riaccendere i riflettori della regione toscana sulle criticità ambientali e di salute che riguardano il territorio di Massa Carrara. Alcune settimane dopo ho portato il caso in consiglio regionale, presentando una mozione con cui ho chiesto alla giunta regionale un supporto specifico all'azione di contrasto alla diffusione dei tumori nell'area puana, sostenendo le istanze contenute nella petizione Salviamo il nostro futuro. L'obiettivo della mozione è quello di effettuare un ulteriore monitoraggio dell'andamento della malattia oncologica in quest'area, in particolare attraverso un nuovo studio epidemiologico ed eventuali ulteriori studi complessi. Il Consiglio regionale a novembre scorso ha votato l'atto all'unanimità. Nella Giornata Mondiale contro il Cancro partì nel 2014 l'iniziativa della Sciarparosa contro il Cancro, con lo stesso obiettivo di focalizzare l'attenzione su un territorio colpito da una calamità sanitaria.
In memoria dello straordinario evento, in via Oliveti a Massa, nello spazio verde gestito dalla Proloco Catagnina, spicca il monumento dedicato alla sciarpa rosa, realizzato dagli studenti del liceo artistico Palma, guidati dal professor Giuseppe Silvestri. Dopo anni di lavori, comunicazioni e progetti, la mission in Kosovo sta per partire ufficialmente con l'arrivo a Pristina del dottor Tommaso Ferroni, osteopato pediatrico, presidente dell'associazione Kairos Osteopatia e Medicine Integrate con sede a Lido di Camaiore, insieme ad un team di medici e rappresentanti dell'associazione Nicola Ciardelli, la fondazione Cure to Children e l'associazione Stefano Bellaviglia Onlus. Il progetto dedicato alla cura dei bambini kosovari è attivo già dal 2007 con la spedizione dei primi farmaci e successivamente la somministrazione direttamente in Kosovo della terapia salvavita ai primi bambini affetti da patologie oncologiche. Ad oggi sono circa 700 i piccoli pazienti registrati presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pristina e durante la missione che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio verranno installati per la prima volta in un ospedale pubblico del Kosovo i primi 3 PORT pediatrici. Il PORT è un accesso venoso centrale a lungo termine che può essere utilizzato per fare iniezioni o infusioni endovenose senza necessità di centrare la vena ogni volta con il rischio di danneggiarla. L'amministrazione comunale di Forte dei Marmi, nell'ambito dei progetti di riqualificazione del patrimonio comunale, ha previsto nelle prossime settimane di intervenire sull'edificio che ospita la farmacia in via Olmi nella frazione Vaiana. L'intervento, eseguito dagli uffici tecnici comunali, avrà la durata di circa un mese per un importo complessivo di 60.000 euro e riguarderà il ripristino della struttura lignea, la manutenzione della facciata e del marciapiede. Domani a Merizzo, a Villafranche Lunigiana, si terrà la manifestazione a ricordo di Edoardo Bassignani Ebio, comandante della Brigata Garibaldi Leone Borrini, nel giorno del 78° anniversario della sua tragica morte avvenuto per mano fascista. La commemorazione avrà inizio dalle 10 presso il Centro di Documentazione sull'Antifascismo e la Resistenza in Lunigiana Edoardo Bassignani. L'evento è organizzato dall'ANPI, Villafranca Bagnone e Archivi della Resistenza. Grande partecipazione all'evento sulle punte organizzato dall'Associazione La Rivincita venerdì 3 febbraio alle 10 nella biblioteca diocesana a Massa per i ragazzi delle classi quinte del liceo Rossi e Pascoli. Nell'occasione è stato presentato il libro Il Padrone di Nicodeo Gentile. L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali di sindaco Francesco Persiani che ha illustrato con precisione gli interventi mirati al contrasto della violenza di genere, la gestione delle case rifugio di prima accoglienza e della casa di seconda accoglienza per le donne vittime di violenza. All'interno della programmazione culturale 2023 del Museo delle Arti di Carrara, il Comune, in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti, ha organizzato l'incontro con l'artista Fabio Vitale e la presentazione del libro fotografico Ritorno a casa di Laura Veschi. L'appuntamento è aperto al pubblico in programma mercoledì 8 febbraio alle 17 presso la sala del Campionario dei Marmi dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Scorci nascosti 23 è il premio fotografico promosso dall'Associazione Insieme, nato da un'idea del presidente Daniele Tarantino, con l'obiettivo di valorizzare la provincia di Massa Carrara. L'iniziativa si ripeterà ogni anno adottando sempre lo stesso tema ma prendendo riferimento un comune diverso. In questa prima edizione il tema Scorci nascosti sarà dedicato al territorio comunale di Massa.
Il premio si articola in due categorie, professionisti e amatoriali. Per iscriversi basterà inviare una mail a insieme.ms@gmail.com e scorcinascostiinsieme@gmail.com. Sono sufficienti due fotografie per partecipare al premio fotografico che scade il 15 aprile 2023. Aperte le selezioni per la partecipazione al Premio Nazionale Poesia Giosuè Carducci, giunto all'edizione numero 67, indetto dal Comune di Pietrasanta per onorare il suo celebre concittadino e riservato agli autori di un'opera edita in lingua italiana, pubblicata dopo il 1 gennaio 2022. Entro il 15 maggio i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del premio le proprie opere in 6 copie e formato cartaceo con una lettera di accompagnamento contenente dati anagrafici, recapiti telefonici e posta elettronica. La partecipazione è gratuita. La giuria selezionerà fra le opere finaliste del concorso, i cui autori saranno invitati a Pietrasanta in occasione della cerimonia di premiazione il 27 luglio. A ognuno dei 3 finalisti verrà corrisposto un premio in denaro. Lunedì 6 febbraio saranno effettuati i lavori sulla rete dell'acquedotto servente il comune di Carrara. Dalle 8.30 alle 13 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Girolamo Savonarola e via Ciro Menotti in località Marina di Carrara. E martedì 7 febbraio verranno effettuati i lavori sulla rete dell'acquedotto servente il comune di Carrara. Dalle 8.30 alle 13 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Murlungo, via Provinciale Avienzamassa, via Passo della Volpe in località zona industriale. Diamo insieme adesso uno sguardo alle previsioni meteorologiche per il weekend e per la prossima settimana. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 5 febbraio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in forte calo, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Lunedì 6. Nuvolosità variabile, temperature in diminuzione, venti sostenuti da nord, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in calo, venti sostenuti da nord. Per aggiornamenti consultare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! E con il bollettino sulle previsioni meteo termina questa edizione. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi do naturalmente appuntamento alle prossime edizioni. Nel frattempo un saluto da parte mia e di tutta la redazione per una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.